domanda che ti pongo è: ti piace vivere con me? Sono una brava coinquilina? Sì. Ciao a tutti! Lui. E lei Tommy, e benvenuti nel nuovo Daily Vlog! Voi che ci guardate siete il film troll della famiglia più bella e grande di tutta YouTube! E anche scritto nella nostra felpa, la felpa delle trote, che se volete prendere trovate su megotrotter.it/shop, l'unico posto dove si trovano le felpe originali dei megotrotter. Con certo effetto di poter riprendere la casa senza avere dei limiti, senza aver paura di farvi vedere troppo, perché ormai l'avete vista in ogni minimo dettaglio. Avete visto il video di ieri, abbiamo fatto il tour della casa. Era un video super particolare e speciale perché a 360 gradi, quindi se ve lo siete messi, correte subito sul canale a recuperarlo. Perché è come se fosse un gioco, voi potete andare a destra, a sinistra, in alto, in basso, è bellissimo. Ma la giornata di oggi direi di farla iniziare nel modo più pazzo possibile, ovvero con una battaglia di cuscini. No, lui smettila. Wow. Non si sono andate alla battaglia. Posiamoli. Stai calma, non fare la pazza, ok? Aiuto. Ora devi portare al parco. Al parco? Sì, quello dove voglio andare da un sacco di tempo. E di che parco parli? Team Trot, dovete sapere che qui vicino c'è un parco meraviglioso dove io vedo che le persone vanno e si mettono sull'altalena e lui ogni volta non mi vuole accompagnare. E io però vengo ad andarci da sola perché a volte ci sono dei cani e ho paura se mi agguantano. Ok, mia cara carciofina, per farmi perdonare del cuscino ti porterò al parco. Ok, andiamo allora. Mano, dai bambina. Siamo arrivati, mamma mia, wow. No, stai camminando sul fango. Era di là che si entra. Non potete capire quanto è strano questo pavimento. È tipo morbido. È troppo strano. E lì c'è l'altalena. Oh oh, è tutta bagnata. No, hai un fazzolettino? No, vai. Devo scegliere se mettermi e bagnarmi tutta oppure non mettermi. Ok. Ci è voluto molto per decidere. Vai. Mi sono bagnata tutta, aiuto. Aneddoto. Una volta d'estate eravamo in vacanza con la mia famiglia, io ho visto un'altalena e come ben sapete l'attrazione verso questa è troppo forte. Allora ho deciso di salirci su, di dondolarmi, ecco, e sono caduta dall'altalena. Come si fa? Sì, io sono caduta e mi sono spaccata la testa. Cosa? La vacanza si è conclusa, è stato terribile. Tuttora io mi chiedo come ho fatto a cadere dall'altalena. Voi starete pensando, magari è caduta perché era molto piccola. No ragazzi, avevo 10 anni, ero abbastanza grande. Come si fa a cadere da un'altalena? Non lo so, cioè... Piccolo aiutante di Babbo Natale, cosa è successo? È successo che c'è un cane molto grande e io ho paura dei cani molto grandi che non conosco. Non avere paura, è un parente di Ray. Rieccoci a casa, io adesso mi devo asciugare, mi sono bagnata tutta. Ma non i capelli, sederino. Finora abbiamo fatto quello che hai voluto tu, ma adesso è il momento di dare sfogo alla mia fantasia. Guardate un po' cosa c'è qui. Il tuo armadio? No. Dal nostro laboratorio ho portato la macchina della verità. Chi si ricorda di questo gioco? Il video in cui lo provavamo vi è piaciuto davvero tantissimo, così abbiamo pensato di fare un nuovo video. No lui, ti prego, questo coso fa la scossa, no. Già l'abbiamo fatto una volta, basta così. È tempo di giocare, andiamo. Prima di iniziare la sfida vi volevo mostrare la foto di Ray più bella di sempre. Come vi abbiamo detto, il nostro piccolo cucciolo di cacca e pipì non è venuto qui a Milano con noi perché prima ci vogliamo ambientare noi e poi un giorno lo porteremo qui e non vediamo l'ora, ci manca tantissimo. Pensiamo sempre a lui, gira e rigira, parliamo tra di noi e mettiamo Ray in mezzo ai discorsi così a caso. Così ho chiesto a mia madre, che però si sta prendendo cura di lui, di mandarmi alcune foto. Ebbene, penso mi abbia mandato le foto più belle che abbiamo di Ray, cioè sono solo qualcosa di incredibile. Non lo so se siete pronti, ma tenetevi forte. È davvero un super figo, ha il giubbottino e il cappellino, guardate che carino, è bellissimo, ma poi un'espressione
espressione umana. Sembra stia parlando. Che carino. Sta diventando un piccolo ometto. Ma la foto che più preferisco in assoluto è un'altra. Cioè, qui veramente non si capisce cos'è. Non sembra neanche lui. Non siete pronti? È stupenda. Ha un'espressione. Ma io non lo so, cioè cosa stavo pensando. Non lo so. Quindi siete tutti invitati a fare tantissimi screen a questa foto, a caricarla su Instagram, ovviamente a taggarci @me contro te e poi il profilo di Chiderrei, @Chiderrei, e fare dei meme con questa immagine. Quindi scrivete secondo voi cosa stava pensando Ray. Eccoci qua. Speriamo non si sia rotto. Speriamo non si sia rotto il tavolo. Vediamo chi inizia con la prima domanda. Zavi, zavi, zavi. Carta, forbice, pietra. Cos'è? Oh, no. Dai. Carta, forbice, pietra. Tu, 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 tu. Inizio io. Accendiamo la macchina. No, 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 un attimo, un attimo. Ferma, ferma tutto, ferma tutto. Sì. Ok. Metti la mano, poi accendo, poi faccio la domanda. Allora. Aspetta, aspetta, ok. Vado. Pensa a questa domanda da tantissimo tempo. Sì. Ti piace di più come cucino io o come cucina tua mamma? Ma che domanda è? Come cucini tu? Sono stata cattiva perché lo so che è meglio come cucina tua madre. Cioè, insomma, io sono proprio una schiaffa. Ma non è giusto così. Ti piace vincere facile? Ponsi, ponsi, pa, pa, pa. L'ho smontato. Ma ti sei fatto così male? Ma non è che fa tanto male, però mi fa saltare in aria, fa paura. E poi sì, dalla scossa, mannaggia. Sistemato. Ok, adesso farò una scossa super scossa. Domani okay. Così, ok. Adesso mi vendicherò. Aiuto. Visto che adesso sei diventata fashion blogger, ti piace come mi vesto e come sono le mie tute? Cambiato canzone. Sì, mi piace. Sì? È fatto malissimo. Stupido. Qualcuno qui non dice la verità. Allora, prima non mi piaceva, però ultimamente ha un po' di senso il tuo stile. Ti vai vestendo un po' meglio, con delle tute molto appariscenti, però complimenti. Grazie. Insomma, comunque, la macchia della verità ha detto tutto. Che ti prego, non fare domande cattive, per favore. No, 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 vai, vai. Okay. La domanda che ti pongo è: ti piace vivere con me? Sono una brava conquilina? Sì, 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 sì. Ripetilo. Sì, mi piace Margot, questo sono sincero, sono sincero. Sono una brava conquilina. Ripeti, ripeti. Non ho fatto niente. A me piace stare con te. Meno male, fortunato. Ultima domanda. Cara mia carciofina, vuoi più bene a me o a lei? A te. Ma che significa? Perché fa questo rumore? La macchina della verità sembra voler dire il contrario. Aiuto. No, no! Vuoi più bene a te? Cioè, comunque Ray è un animaletto. Non lo so perché. Ah, è fatto malissimo. Non voglio più giocare con questo stupido gioco. Comunque fateci sapere se questi video vi piacciono, perché magari un giorno potremmo provare una vera macchina della verità. Cioè quella che ti attaccano tutte le cosine lì e devi rispondere. Mamma mia, meglio di no. Noi mandiamo un bacione gigantesco alla Trote Elite di oggi, che è Ludovica Bottiglieri, e mandiamo un bacio a tutto il team Trote. Speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. E ci vediamo domani per la mia avventura. Buona, ciao, ciao. Ciao, oh, scusa, non volevo disturbare.